stato un successo il concerto di Nina Zilli a Porto Empedocle. La cantante, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo, vincitrice nella sezione Nove Proposte del prestigioso premio della critica, con il brano L'uomo chiamava le donne, si è esibita in Piazza Kennedy davanti ad un numerosissimo pubblico proveniente dall'intera provincia e non solo. Il tour della Zilli è iniziato ad aprile e scaletta, oltre a cover, brani contenuti nell'album Sempre Lontano. La compilation, che ha appena conquistato il disco d'oro, contiene la canzone 50.000, in duetto con Giuliano Palma, inserita nella colonna sonora dell'ultimo film Mine Vaganti. L'artista, le cui canzoni si trovano in vetta alle classifiche di vendita e rotazione nelle radio italiane, ha proposto un concerto davvero esclusivo. Insomma, l'estate empedoclina continua a sorprendere con grandi appuntamenti musicali e non solo.